Biru 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 bao. Ma l'alcol denaturato piace alle ragazze? Perché io puzzo di alcol denaturato dal mattino alla sera. Ho delle quantità di mastice straordinarie. Passo, io una mattina mi sveglio che ho i cuscini tutti neri di mastice scusate, una piccola cosa. Ecco, adesso faccio la... Guarda come sto bene così, con la mia pancia. È meraviglioso. Io però posso fare questo, no? Così è bello, no? Così, ok, col mio mastice, alcol e questo. Che se ti, mi ferma la polizia e mi fa fare il palloncino. Da qua esce acqua, ma di qua dicono... Sondaggi politici, Meloni, prima con Fratelli d'Italia 22,1%, segue il PD 21,6%. Il primo partito è della Meloni e il PD è il secondo. Diciamo che oggi in Italia c'è un testa e testa fra partiti di destra. E per ora sta vincendo il più moderato. Dunque c'è appena stata la convention di Fratelli d'Italia qui a Milano, no? E lì nel tripudio generale la Meloni ci ha anche regalato momenti di grande spettacolo. Ce lo vediamo insieme, me lo fai vedere, regia, per favore. Vai. Parliamo di tutto questo, cerchiamo le nostre proposte, facciamo... ci interroghiamo, ci confrontiamo, sì, eccetera. Poi arriva il giornalista di turno. E che ti chiede il giornalista di turno? E a uno dei nostri delegati fa questa domanda. Dimmi. Senta, ma questa maglietta scura che porta? Sì. Buoni, perché è vero, eh? Questa maglietta scura che porta? Sì. È un omaggio alle camicie nere? E cosa rispondi tu, Meloni? Quella, guarda che brava che è. Guarda che brava. Questo è, è una comica stupenda. Hai visto i ritmi che ha? Guarda, guarda che pausa. Guarda che brava che è. Vai. Che cazzo. Guarda, hai visto? Sì. E quindi? E che gli rispondi? E che gli rispondi? Che gli rispondi? Giorgia! E che gli rispondi? Giorgia! Gli rispondi di sì. Scusami Meloni, ma questi qui, al funerale di Assunta Almirante, chi sono? E lì c'eravate tutti, no? Assunta Almirante, saluti i romani, ai funerali a Roma, storace le mano Nello Musumeci, Gaspari e La Russa e soprattutto Giorgia Meloni. No? Giorgina, e la settimana scorsa alla commemorazione di Sergio Ramelli, questi qui... E chi sono? E questi altri qui? Non sono dei tuoi nemmeno questi? Fammi vedere, Fratelli d'Italia e dirigenti napoletani a cena a Milano, fra le foto del Duce, nessuna nostalgia, tutto gogliardico. E certo, è tutto gogliardico. Il saluto romano, le leggi razziali, il delitto Matteotti, la dittatura, è tutto un dai e giù a ride. E infatti, quando al capo del primo partito italiano chiedi di prendere almeno un po' le distanze, la risposta è uno spettacolino alla Marcel Marceau. Comunque, l'unica nota stonata alla convention è stato il mancato invito del pacifista. L'amico nemico, ma si spiega, ormai nella Lega Salvini è utile come un salvagente in granito. Se ti ci attacchi vai a fondo insieme a lui. Tra i padani quello che conta davvero. Fatemi vedere chi conta. Eccolo qua chi conta davvero. Guardate che lui
è il governatore più amato, eh. Hanno proprio stilato una classifica della fiducia dei cittadini. Me la fai vedere, Massimo? Guardate. Luca Zaia al primo posto, Sanzervi al 3%, Bonaccini al secondo, Vincenzo De Luca al terzo. Visto? Comunque Zaia il primo posto se lo merita, ragazzi. Questo poi è il suo momento, da quando le Olimpiadi sono entrate nella fase operativa. Lui sta vivendo un lungo, interminabile orgasmo. Fammelo vedere. Olimpiadi 2026, Zaia, il nome di Cortina è sulla bocca di tutti. Oltre 1 miliardo di investimenti nella provincia di Belluno. Eh sì, perché quest'anno va così. Il bilancio dello Stato lo spendiamo tutto in armi e Belluno. Poi magari il prossimo anno faremo scuole Catanzaro. Comunque Zaia freme. Non vede l'ora che arrivi il giorno dell'inaugurazione per incontrare i grandi della terra. Alle ultime Olimpiadi invernali sul palco c'erano Putin e Xi Jinping. Fatemeli vedere, eccolo lì. Zaia si vede già lì tra 4 anni, tra Biden e Zelensky, in rappresentanza dei 3 continenti, America, Europa e Veneto. A questo punto, io farei parlare il più amato degli italiani. Sentiamo la Cuccarini dei governatori.